Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Cosmos. E io sono Fedro. E come vedete oggi siamo con il nostro carissimo ospite, il nostro amico Andrea. Oggi è venuto con noi a fare un bel episodio su Spider-Man, che è uscito oggi, gioco fatto dall'Insomniac in esclusiva per PlayStation 4. E non solo, ha con lui anche l'edizione speciale del gioco. Però Andrea, prima di aprire e far vedere un attimo, ci sembra giusto anche presentare il nostro Andrea e cosa fa. Allora, io intanto ciao a tutti, sono Andrea, scrivo per Natural Board Gamers, un sito nato un annetto e mezzo neanche fa, e ho conosciuto questi due ragazzoni perché a caso ho visto dei video su Dragon Quest 11, tra l'altro la versione giapponese, quindi ormai mesi che li seguo. È uno dei nostri fan, esatto. Il primo nostro fan, tra virgolette, accanito, troppo gentile, sì, ovvio. Che partecipa con noi a una ripresa e giustamente ha voluto giocare con noi Spider-Man perché lo attendeva tantissimo. Esatto, tra l'altro giustamente non è che siamo di città diverse, ho scoperto che abitano tutti e due a Verona e ho detto porca vacca, ditelo prima, ditelo al primo video. Che così so già che posso venire a casa vostra a rompermi le balle. Comunque, scrivo per questo sito, praticamente siamo quasi affiliati perché io dico di andare a seguire loro sul sito, loro dicono di venire a guardare il nostro, quindi ormai siamo diventati amici di vecchia data. E niente, c'è qua Spider-Man che si sta scaricando perché Insomnia, che è molto furba e ha deciso che nel 2018 la PlayStation deve scaricare i dati del disco, non si sa come, 40 minuti di attesa. Però nel mentre c'è questa bellissima edizione, bellissima tra virgolette, però bella edizione con un artbook, la, se riesco ad aprirla, non ti preoccupare, contiene tra l'altro questo bellissimo artbook, no, dove ti ragazzi... dicono prima attenzione spoiler, attenzione spoiler, attenzione ragazzi, spoiler, non quindi... aprite queste cose prima di finire il gioco, se aprite l'artbook state all'occhio, giustamente ci sono tutti i villain, quindi alcuni non li hanno ancora nominati, non li hanno ancora annunciati, di conseguenza io apro una pagina a caso e di sicuro ci sarà il villain che non hanno ancora detto. Invece apro la prima pagina rossa, ecco. Questa è l'artbook, è tutto qui, è tutto rosso. È rosso, d'altronde è uno spoiler. Con scritto almeno Spider-Man, quindi il titolo del gioco. E poi abbiamo... Ma mi piace che c'è scritto Marvel su Spider-Man, come se fosse di qualcun altro. Anche gli sviluppatori hanno detto, guardate che se dovete scrivere delle news, delle recensioni, chiamatelo Marvel's Spider-Man, sciogli lingua, importantissimo, perché sennò ci arrabbiamo e anche la Marvel poi ci toglie i diritti. E quindi bisogna chiamarlo Marvel's Spider-Man. Attenzione, qua c'è un sommario dove ti dicono questo è spoiler, questo non è spoiler. Facciamo praticamente vedere un po' da vicino. C'è anche proprio un sommario all'inizio che vi fa vedere più o meno. Non ci sono cosa... scritte le pagine nelle altre, esatto. Però voi andate un po' a casa. E ovviamente poi sì, appunto, vi fanno vedere un pochino la creazione. Vediamo solo Spider-Man per sicurezza. È spoiler questa, attenzione. Questo è spoilerissimo. La creazione dei vari personaggi, come sono stati poi anche renderizzati all'interno del Io gioco. Io sto vedendo da qua, fatalità nella sul PC. Comunque sembra un fantasma. Sì, è gran bello. È anche di buona fattura, comunque una copertina rigida. Tra l'altro, ecco, vengono anche mostrati, attenzione a non guardare che esatto, spoiler di cose, dovrò forse anche vengono anche mostrati i simboli di street art che si troveranno, penso, in giro per le strade. Non è Infamous, quindi non dovrete disegnarli voi, esatto. Come Infamous Second Son, mamma mia che... Vabbè. E poi abbiamo la steelbook. La steelbook senza il gioco, perché lei è già dentro, però è spettacolare. Esatto, a me piace molto. Ok, tra l'altro c'è questo bellissimo sticker che utilizzerete di sicuro dappertutto, da mettere sulla macchina, esatto, con scritto come Spider-Man, come che ti danno la Apple, esatto, ogni volta che non vengono mai più. Ed infine la cosa più importante, c'è un libretto di gioco, c'è il libretto, c'è questa bellissima cosa dove cammini con L, i manuali dell'epoca, esatto. Anni 10 del 2000, esatto. Dove danno un foglio di ricordo anche di così, esatto, la... Poi vi faccio vedere un po' tutto. Allora, questo qua all'interno c'è Spider-Man solido che vi fa il selfie e si fa bello. Il victory pose. Esatto. E qua dietro invece non c'è niente se non... Beh, è bello. Veramente bello. Molto semplice, minimal, esatto. Però... Sì, ormai infatti. Detto in tutte le salse, Insomniac Games ha creato il proprio... il proprio costume con il ragno bianco e non nero. Adesso vediamo, lo dovremo vedere. Ma d'altronde ci sono più costumi da quello che ho capito. Ci sono, allora, da quanto ho capito, più di due dozzine. Beh, quasi però, 30 da quanto ho capito. Soprattutto se avete preordinato il gioco e di conseguenza avete il bonus preorder con tre costumi aggiuntivi. Vabbè. Però
poi non so se sia vero perché non l'ho ancora giocato, Insomniac dice che tutti e tre questi costumi che potete trovare nella bonus pre-order dovrebbero esserci anche nel gioco, quindi in realtà li dovreste trovare normalmente, però sono sicuro. Si possono da sbloccare. Esatto. Poi l'unico spoiler che vi posso dire è, sono le impostazioni, dove ci sono cose bellissime del tipo i quick time event potete non farli, quindi disabilitarli, cosa non so quanto possa essere inutile, perché già guardare una cutscene, ok, può essere bellissima, però ti rompe un po', soprattutto se sono tante, non so quante siano in Spider-Man, almeno se ci sono i quick time event stai un po' sveglio, invece puoi disabilitarli. Puoi anche disabilitare il fatto che se c'è scritto continua a premere e diventa tieni premuto, vabbè. E le solite cose, il doppiaggio in italiano oppure no, i sottotitoli possono essere ingranditi e con un font sotto per magari metterli più in contrasto, ed è l'unica cosa che so. Tra l'altro qua stiamo giocando su PS4 liscia. Esatto, sì. Quindi vedremo come sarà. E vedremo come sarà su PS4 liscia. Perché secondo me tutti la stanno facendo, lo stanno portando su PS4 Pro. Sì, generalmente. Quindi, sì. Però noi Andrea siamo poveri. Siamo purtroppo PS4 Pro, quindi tanto. Maledetto tu sia. Esatto. Tanto il gioco è sempre a 30, state tranquilli che a 30 è 30 resta. Ha solo la risoluzione più. Esatto, la risoluzione come da casa Insomniac, come hanno fatto per Ratchet & Clank, quindi non è il checkboarding solito, ma è un upscaling un po' più strano che dicono che renda il gioco un po' più, come si dice, un po' più fluido, esatto, più facile anche solo da leggerlo per la play, di conseguenza dovrebbe essere più fluido. Ho sentito che c'è un motion blur che lasciamo stare, ma da Spider-Man cosa ti aspetti? Sei sempre in volo tra i grattacieli con le macchine che ti passano a mezzo centimetro. Se non ci fosse il motion blur andrebbe a 2 fps come Blighttown di Dark Souls, tanto per far citazioni. E niente, adesso qua bisogna aspettare perché l'è lunga. Gioca lui. Perché io me lo gioco a casa perché non ho intenzione di metterci. E invece lui non giocherà perché sta giocando Dragon Quest da giorni, quindi seguite. Ormai sul canale avete visto più lui che me. Anzi, secondo me io sono convinto che tanti non sanno neanche della mia esistenza. No, esatto. Ci tengo a precisare per tutti coloro che stanno seguendo Dragon Quest che Two Times Nerd è un canale gestito da due persone. Anche se in realtà, tu sei il nostro ospite, due e mezzo. Infatti, come potete vedere, Andrea è informatissimo. Seguitelo su Natural Born Gamers. Vi lascio sotto in descrizione tutti quanti i link. E in realtà penso che questo sarà un video introduzione e faremo un secondo video dove poi vi porteremo il gameplay del gioco. Esatto. Quindi chiudiamo qui, vi lasciamo il link per l'altro video e ci vediamo al gameplay. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!